Grande Mauro, Sei contento? molto, molto. Questa la metto una delle vittorie più importanti, perché è arrivato in un momento che ci davano per morti, ci hanno massacrato a me personalmente, ma che ero finito, anche a qualche mio compagno. Grande vittoria. Quando è nata, come è nata? Quando ti sei accorto che germogliava qualcosa di grande? No, quando l'allenatore ha cominciato a prendere decisioni forti, perché alla fine, quando ha preso decisioni forti, ho visto gli stessi atteggiamenti che ho visto Io quando ha in mente cominciato. una tua intervista a questo canale dopo Milan Real Madrid di ritorno. È stato quello il momento. Sì, ma l'allenatore è stato molto bravo, al di là che abbiamo espresso un buon calcio a tratti, però è stato bravo a gestire lo spogliatoio. È stata gente fuori, gente che è importante. L'anno scorso chi rimaneva fuori veniva fuori il finimondo. Ricordo solo con Ancelotti, chi stava fuori prendeva le decisioni. È dentro, è dentro, è Prendeva le dentro. decisioni, come dire, senza nessuno si lamentava. E questa è un'altra testimonianza. Ha fatto ultime 6 partite, sempre una più bella dell'altra. È stato fuori, ha giocato Merkel, un ragazzino da primavera a posto suo, però non ha detto mai una volta io sono Seedorf, io sono qua, io sono là. È stato zitto, è andato in panchina. Pensa che quando c'è questo tipo di atteggiamento, l'anno scorso non c'era perché, ripeto, forse. Non voglio parlare male, No. forse non c'era poca esperienza, però questo qua ha dimostrato, secondo questo allenatore qua ha dimostrato che ci sa fare anche con i campioni. Rino, commuoviti, di una cosa ai milanisti. No, io ho 33 anni e mezzo e Stanno questa. No, festeggiando, hanno il groppo in gola, di qualcosa ai milanisti. godetevi questo momento e niente, andateci bene col vino e il Milan. Ma io dico sempre che fin quando ci sarà Berlusconi e Galliani metteranno i soldi, questa squadra non può non vincere, perché, e Clarence lo può dire, se uno non vuole andare mai via dal Milan, c'è un motivo, al di là dei soldi, ma siamo una famiglia, siamo in una società che ci fa star bene, niente, forza Milan e godiamoci questa giornata. Grazie Rino, Grazie a voi. grazie Rino. Ti vuol bene Rino in questo Ci momento? vogliamo bene tutti, è stata lunga, però questi sono i momenti per i quali giochiamo a calcio. Quando si parla di campionato si parla di tante partite, ma che cosa hai fatto anche stasera? Che cosa hai fatto anche stasera? No, si voleva, grande, diciamo, sacrificio è una parola che si usa, ma per dire compattezza, è una partita delicata, Roma è comunque una squadra pericolosa, però siamo stati bravi, specialmente nel secondo tempo, credo che abbiamo anche spinto qualche volta cercando il gol, è arrivato quasi, però sai, quando prendi quel punto che ti serve e l'ultimo fischio finale e l'espulsione della squadra, è veramente una gioia immensa vedere gioire la squadra. Clarence, abbiamo dominato, abbiamo battuto l'Inter 2 volte, il Napoli 2 volte, siamo in testa da novembre, saremo in testa fino alla fine. Più bel campionato da quando sei nel Milan. Abbiamo vinto un grande scudetto anche nel 2004, eravamo andati in testa a gennaio, eravamo una squadra che forse aveva ancora nella testa l'Europa. Questo ce lo siamo meritato, dominato e goduto, sei d'accordo? Sì, guarda, i campionati hanno tutta la loro storia, in questo momento credo che questa vittoria darà tantissimo a questa squadra, tanta più convinzione dei propri mezzi, sicuramente tanto entusiasmo a tutti i tifosi milanisti, italiani, perché comunque è una squadra italiana che punterà l'anno prossimo sicuramente a cose importanti. Sappi che per come giochi, per come ti comporti, noi dall'esterno impariamo molto da te. Grazie. Grazie a voi, forza Milan e questo per tutti voi, grazie. Grazie, grazie.